Diciamo che i trike Honda e i trike Harley Davidson, presenti ormai da anni sul mercato, hanno destato interesse, ma non come questa novità. Ecco qui, anche, ecco, infatti, ecco, guarda, neanche a farla apposta c'è un cliente possibile. Lei potrebbe essere. Buongiorno, Mr. Trike, piacere. Salve. Salve. Vedo che lei sta guardando questo trike molto compatto. Dà l'impressione di essere molto stretta posteriormente. Allora, è stretta, l'abbiamo fatto apposta stretta per dare la possibilità agli increduli di poterlo utilizzare e di tagliare anche le code come uno farebbe normalmente in moto. Ah, infatti vedo che io ho un ultra. Sì. E quindi a fare quattro misure a occhio così mi sa che. Allora, è appena appena popolare questo kit qui è specifico per il Triumph, mentre la sua moto si può trasformare, ma da un metro diventa 1,30 m, cioè leggermente più larga. Posso provare uno? È qui apposta. Vede che anche la posizione di guida è molto distesa, la postura è perfetta perché lei, per guidare in tranquillità e fare tanti chilometri senza stancarsi, deve avere la schiena a 90 gradi con la coscia a 90 gradi col polpaccio. Lei può fare anche Milano-Roma, arriva giù, fresco, fa una bella doccia e va in discoteca a ballare. No, è fatta bene, è un bel impatto. Poi la grafica, noi ci affidiamo sempre a Docs Design. Guardando la... l'ingombro praticamente, vedelo così. Questa così è la vera moto a tre ruote, perciò non pesa niente e naturalmente non si può cadere. Perciò scusi, prego. Una persona poco esperta di questi, sì, chiamiamoli mezzi, non è un po' difficoltoso, cioè, l'utilizzo? Lei lo guida come una bicicletta. Lei calcoli che i bambini, quando il papà gli porta a casa il triciclo, che praticamente il triciclo in piccolo è questo qui, nessuno insegna al bambino a usare il triciclo. Il bambino viene messo sopra, lui incomincia a girare per casa. È istintivo. Se lei gira a sinistra, lui va a sinistra. Se lei gira a destra, lui va a destra. Complimenti. Grazie mille. Allora l'aspetto nel nostro showroom. Voi siete a? Cinisello Balsamo, in via Fogazzaro al 4. Non mancherò di venirvi a trovare. Grazie mille. Grazie.